scaduta a sorpresa in recessione del Giappone ha indotto il premier Shinzo Abe a indire le elezioni anticipate e rinviare all'aprile 2017 il nuovo aumento dell'IVA. Crisi politica che è stata assorbita dallo yen, con l'aggiornamento dei minimi a 7 anni contro il dollaro e a 6 anni contro l'euro. Rimbalzo dai minimi a oltre 2 anni per l'euro. La divisa unica europea ha sfruttato la forza dell'indice ZEV tedesco, tornato a salire a novembre dopo una striscia di 10 cali consecutivi. Intanto, Mario Draghi ha precisato che nella battaglia monetaria per rafforzare la crescita dell'eurozona, la BCE è pronta anche a procedere all'acquisto di titoli di Stato. L'indebolimento dell'outlook economico preoccupa la Reserve Bank of Australia, che intende mantenere il costo del denaro al 2,5% per un lungo periodo di tempo. Le minute dell'ultima riunione della Banca Centrale Australiana ribadiscono inoltre il livello ancora ingiustificatamente elevato del dollaro australiano, che continua ad agire da freno alla crescita economica. Nuovo scrollone al ribasso del real brasiliano, scivolato ai minimi a 9 anni contro il dollaro USA, in scia ai timori che il caso di corruzione che ha colpito il colosso Petrobras renda più arduo il cammino di riforme economiche per il presidente Dilma Rousseff. Buongiorno e benvenuti a Forex Time, la trasmissione che in diretta dagli studi di Finanza Online TV vi parla ogni settimana per mezz'ora di mercati valutari. Salutiamo il nostro ospite in studio, Fabio De Cillis, Premium Client Manager di IG. Bentornato Fabio. Grazie, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Prima di iniziare vi ricordo gli indirizzi a cui potete scriverci via email a forextime@finanzaonline.com, via Twitter @_forextime. Abbiamo visto dai titoli che per la terza settimana consecutiva il Giappone è al centro delle attenzioni dei mercati valutari. Il crollo del prodotto interno lordo inaspettato ha costretto il premier Shinzo Abe a convocare elezioni anticipate che si terranno in dicembre e a rinviare il rialzo dell'IVA previsto per ottobre. Per chiarirci le idee su cosa stia succedendo in Giappone e se la Abenomics sia veramente in difficoltà, ci colleghiamo con Vincenzo Longo nella sala operativa di IG a Milano. Ciao. Buongiorno Vincenzo. A tutti. Ciao Vincenzo. Allora, stavo spiegando della situazione giapponese che sembra peggiorare di settimana in settimana e tra l'altro stamattina il numero uno della Bank of Japan, Kuroda, sembra aver pizzicato il premier Shinzo Abe richiamandolo alla responsabilità del mantenimento della fiducia nei conti pubblici del paese. Cosa sta succedendo in Giappone? Beh sì, come si diceva già nei titoli di apertura, il Giappone rimane al centro dell'attenzione degli investitori. Diciamo che questa mattina lo yen ha continuato a deprezzarsi in scia appunto al meeting che c'è stato dalla Bank of Japan, dalla quale sono emersi diciamo degli spunti abbastanza importanti. Da un certo punto di vista Kuroda, il numero uno della banca centrale, ha continuato a ribadire la necessità di mantenere una politica monetaria particolarmente accomodante alla luce, da un lato, delle brutte indicazioni macroeconomiche che sono arrivate a inizio settimana e dall'altro in scia al continuo indebolimento nella crescita dei prezzi al consumo che sta riguardando più aree geografiche. Kuroda però ha puntato il dito, diciamo, per questo rallentamento dell'economia verso la politica fiscale, quella che sta attuando il governo Abe per l'appunto, per ricercare di risanare un po' l'elevato debito pubblico a cui è sottoposto il paese. Quindi diciamo che Kuroda ha un po' allontanato le pressioni di quanti stanno puntando il dito contro la politica monetaria espansiva che non riesce diciamo a risollevare le sorti, l'economia del paese. In realtà qui l'elemento più interessante è stato dato dall'aumento dell'IVA che c'è stato nel corso della primavera del 2014, che ha in qualche modo avuto un impatto sui consumi familiari giapponesi e quindi ha portato il PIL a crollare nel secondo trimestre dell'anno e ancora di più a scendere anche nel terzo trimestre in maniera inattesa. Quindi diciamo che lo scenario macroeconomico va opportunamente diviso. L'impatto delle politiche fiscali sta dominando quelle delle politiche monetarie espansive della Bank of Japan e nonostante i nuovi stimoli messi in atto dalla banca centrale giapponese sembra esserci una, diciamo, un
senso di sfiducia di fondo nelle famiglie giapponesi, che in qualche modo non riescono a far fronte a questo aumento della tassa sui consumi. Quindi la situazione rimane particolarmente critica. Lo stesso Abe ha deciso di sciogliere le camere, saranno sciolte per la precisione venerdì sera, e si tornerà alle urne verosimilmente a metà dicembre. Cercherà un consenso forte dal voto popolare per cercare poi di riprendere in mano le riforme strutturali, che costituirebbero la terza parte di questo grande programma noto come Abenomics, che ha preso il via 2 anni fa sostanzialmente. Il rischio, perlomeno stando ai primi sondaggi che arrivano dal Giappone, è che però Abe veda indebolita la sua maggioranza. Assolutamente sì, perché a seguito anche di queste brutte indicazioni macroeconomiche il consenso è sceso di 6-7 punti percentuali per Abe, quindi si troverà probabilmente meno seggi, ma consoliderà la sua figura di leader, che è un passaggio forse necessario, ritenuto necessario dallo stesso Abe, per cercare poi di portare avanti le riforme strutturali. Gli altri partiti del paese comunque sono ancora a larga distanza, quindi non dovrebbero esserci minacce da parte dell'opposizione, e questo dovrebbe conferire, come dicevamo, ad Abe la sicurezza di poter governare il paese ancora per un periodo lungo di tempo. Staremo un pochino a vedere. L'appuntamento più interessante a nostro avviso rimane il rinvio dell'aumento dell'IVA previsto dall'8 al 10%, previsto inizialmente per ottobre del 2015, e sarà spostato di 16 mesi, 18 mesi verosimilmente, quindi fino alla primavera del 2017. Concludiamo brevemente sul Giappone. Potrebbe essere un punto di svolta per lo yen, che è sui minimi a 6 anni contro l'euro e a 7 contro il dollaro? Beh, la nostra view in realtà è che a seguito anche del voto che ci sarà da qui al prossimo mese, probabilmente lo yen continuerà a deprezzarsi ancora sia nei confronti del dollaro sia nei confronti dell'euro, quindi la view rimane rialzista per il cambio dollaro-yen ed euro-yen, con target rispettivamente a 150 per l'euro-yen e invece per il dollaro-yen a 121. Questi sono i nostri livelli da qui alle prossime 4 settimane. Vincenzo, torniamo ora in Europa. Abbiamo visto che l'euro ha recuperato terreno nell'ultima settimana, riportandosi, era sotto 1,24 fino a sopra 1,25, lo ha aiutato anche l'indice ZEV ieri. In realtà però Draghi ha confermato la disponibilità della Banca Centrale Europea ad acquistare titoli di Stato, ma c'è un solco sempre più profondo con il numero uno della Bundesbank. Beh sì, dunque bisogna fare una lettura temporale di quello che è accaduto da inizio settimana. Lunedì c'è stata la conferenza stampa di Draghi davanti al Parlamento europeo, dove è emerso sostanzialmente un'apertura decisa da parte di Draghi per l'acquisto di titoli di Stato. È un elemento di svolta importante, perché non era stato mai così esplicito, dicendo che nel caso in cui ci saranno nuove misure aggiuntive, queste riguarderanno i titoli di Stato. Quindi il mercato sta scontando il fatto che se ne è parlato all'interno del comitato esecutivo e sarà la prossima misura da attuare. Lo scontro è forte con la Germania, che continua a puntare il dito contro l'illegalità di questa possibile manovra, ma c'è da dire che l'acquisto di titoli di Stato da parte della BCE è già stato effettuato in passato, quindi questo problema potrebbe essere facilmente superato a questo punto. Ieri ci sono state indicazioni positive dallo ZEV, che in qualche modo concedono qualche mese in più a Draghi per poter decidere meglio e calibrare meglio la prossima misura da attuare sul fronte del quantitative easing, e questo ha dato spazio all'euro di recuperare del terreno nei confronti del dollaro, proprio perché il dato è stato positivo e ha allontanato il pericolo di un crollo dell'economia dell'eurozona. Quindi questo concede qualche mese in più a Draghi per poter decidere liberamente sulle prossime manovre di quantitative easing. Due parole sul dollaro australiano. Dopo che la Reserve Bank of Australia ha confermato i tassi di interesse al 2,5% per un lungo periodo di tempo, però viene ribadito che a questi livelli il dollaro australiano è considerato troppo forte. Questo dollaro è destinato a scendere, il cambio soprattutto tra dollaro americano e dollaro australiano. Assolutamente sì, assolutamente sì. Che già oggi siamo in prossimità di alcuni dei minimi di periodo abbastanza interessanti, collocati in area 0,86. La nostra view è che l'atteggiamento ancora accomodante della Banca Centrale Australiana dovrebbe in qualche modo spingere il dollaro verso livelli sensibilmente più bassi, soprattutto nei confronti del dollaro statunitense, che questa sera poi farà i conti con le minute della Federal Reserve, che saranno rilasciate appunto
quando i mercati europei saranno ormai già chiusi. La view su questo cambio rimane ancora ribassista. La banca centrale australiana teme che il rallentamento della Cina possa avere un impatto importante sulla bilancia commerciale del paese, quindi continua a rimanere particolarmente accomodante soprattutto per questi motivi diciamo scambi commerciali che sono particolarmente interessanti per l'industria mineraria australiana. Il nostro target è molto più basso, e quando il governatore della Banca Centrale Australiana dice che il cambio è troppo elevato a questo livello, fondamentalmente ha ragione, perché se guardiamo la serie storica degli ultimi 15 anni, il cambio in questo momento oscilla in area 0,86, il dollaro statunitense contro quello australiano. La media degli ultimi 10 anni si colloca intorno a area 0,67-0,70, quindi siamo su livelli veramente più bassi da quelli attuali. C'è spazio per una discesa importante che probabilmente avverrà nel 2015 inoltrato. Benissimo, grazie mille Vincenzo allora di averci chiarito le idee. Ci sentiamo nelle prossime settimane, ciao. Passiamo ora a vedere quelli che saranno gli appuntamenti macro principali per i prossimi 7 giorni che potrebbero influenzare l'andamento dei mercati valutari. Vediamo la tabella. Allora, in realtà non ci sono molti appuntamenti. Si comincia comunque stasera con la Federal Reserve, che pubblicherà i verbali della riunione di fine ottobre, e sarà particolarmente interessante vedere, in quanto è la riunione in cui si è concluso il programma di Quantitative Easing 3. Dalle minute sarà interessante cercare di capire il giudizio dei membri del Comitato di Politica Monetaria su crescita, inflazione e mercato del lavoro, cosa che determinerà il quando e il passo dei rialzi di interesse, dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Per l'Eurozona domani verranno pubblicati gli indici PMI manifatturieri e compositi, poi bisognerà attendere inizio settimana prossima quando verrà pubblicato lo ZEV e la lettura finale del PIL del terzo trimestre dei paesi europei. Da segnalare anche la riunione della Banca Centrale Sudafricana, che dovrebbe confermare i tassi di interesse al 5,75%. Vediamo ora l'operatività con i nostri trader. Siamo in collegamento con Giancarlo Coscia e Nicola D'Antuono. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno, buongiorno a te. Allora, abbiamo parlato con Vincenzo di Giappone. Voi su cosa avete operato? Avete anche voi tenuto d'occhio questo yen al tappeto? Nicola? Sì, è stata in effetti l'ultima operazione chiusa, purtroppo in piccolo guadagno, ma poteva andare decisamente meglio, anche perché in effetti il prezzo continua a salire e stamattina sono stati aggiornati anche i nuovi massimi a 7 anni per il cambio dollaro-yen. E sopra 117,60. Il cambio credo che possa ancora fare parecchia strada, ha un prossimo obiettivo già intorno ai 120, anche se guardando bene il grafico mensile di questo cambio appare chiaro che il prezzo abbia insomma grosse chance di raggiungere quota 124 e nel medio-lungo periodo anche 135, considerando anche il flop della Abenomics. Mi aspetto nuovi stimoli monetari della Bank of Japan nei prossimi mesi, quindi credo che per lo yen ci sarà ancora parecchia strada da fare al ribasso. Aspetteresti un ritracciamento per entrare? Sì, assolutamente. Il cambio, se si dà un'occhiata un po' anche al grafico di dollaro yen, sì, stiamo vedendo. Si può vedere subito che in effetti i ritracciamenti sono in genere di breve durata, quindi bisogna prendere veramente quelli lì perché il mercato tende a fare poche pause, quindi a salire tanto. E nel breve periodo credo che la soluzione migliore sia quella di poter già entrare anche con un pullback intorno a 117, quindi il breakout che c'è stato stanotte, insomma ci potrebbe essere un retest di 117 e quindi un nuovo movimento a rialzo. Eventualmente se la correzione dovesse essere ancora più marcata, c'è area 115,50 che mi pare molto interessante per un intervento long. Benissimo. Anche tu, Giancarlo, hai tenuto sott'occhio lo yen o hai operato su altre valute? No, senz'altro quello che è successo il 31 ottobre ha catalizzato l'interesse sullo yen, perché
il fatto che la BOE ha annunciato praticamente l'intenzione di passare, di espandere la propria politica base monetaria a 80.000 miliardi per cercare di arrivare all'obiettivo dell'inflazione del 2%, ha fatto sì che praticamente ci fosse... Scusa Giancarlo, ti vediamo poco, se vieni più al centro dell'inquadratura, ecco, così è perfetto. Perfetto, perfetto. Stavo dicendo appunto che praticamente l'intervento della banca del Giappone praticamente a innalzare l'espansione della base monetaria a 80.000 miliardi di yen per cercare di centrare l'obiettivo del 2% ha fatto sì praticamente scusate di fare un vero e proprio rally praticamente a tutte le altre valute contro lo yen. Io ho lavorato molto sull'euro yen cercando praticamente di comprare sulle correzioni a livello orario e anch'io penso che ci sia molta strada praticamente per tutte le altre valute contro lo yen e in particolare anche soprattutto l'euro yen penso che le prime resistenze siano in area 150, ma nel medio lungo credo anch'io che possa ritornare praticamente anche ai massimi del 2007, quindi ritengo comunque che ci sia veramente molto da lavorare. Ovviamente in questo momento sarebbe salutare una correzione perché ogni giorno vediamo praticamente aggiornare i massimi anche di una figura e mezza, quindi comincia a diventare abbastanza praticamente pericoloso entrare praticamente sulla forza della valuta. Grazie Giancarlo, adesso passiamo alle domande più operative, quelle da 45 secondi, tre domande saranno uguali su tre cambi per tutti, avete 45 secondi per rispondere, vediamo la sfida. Nicola, torniamo a casa nostra, euro-dollaro, dopo il tuffo sotto 1,24 si è tornati sopra 1,25, sta lavorando il cambio euro-dollaro in quella zona, come opereresti sul cambio più apprezzato dai trader forse? Sì, in effetti è quello più interessante in effetti da lavorare in genere, ma guarda, io qui ho una posizione ribassista attualmente in piccola perdita perché sono entrato dopo sulla candela di ieri, insomma dopo il giorno prima c'era stato, il giorno 17 novembre c'era stato una reazione negativa sulla resistenza di 1,2580 e lì ho preso posizione sul pullback a 1,25, quindi in area 1,25 mi sono piazzato short. Ieri però in effetti c'è stato un candelone positivo per l'euro, dopo soprattutto rafforzato dallo ZEV tedesco positivo, e in questo momento ritengo che molto dipenderà, ecco, sia dalle minute della Fed del FOMC di questa sera, sia dagli indici manifatturieri dell'area euro attesi domani. Ok Nicola, arrivi a una conclusione, ci dai un segnale? Sì, allora il mio obiettivo chiaramente in questo momento short con un target a 1,2275, stop loss sopra 1,2580, possibilità di uno stop in reverse in caso di breakout di 1,2580 con target intorno a 1,2770. Perfetto, ti ringrazio, scusa se ti ho dovuto interrompere, ma come sai sono 45 secondi a testa. Okay. Passiamo a Giancarlo, l'operatività sull'euro-dollaro. Allora, di medio lo vedo anch'io senz'altro al ribasso, in questo momento però mi sembra stia tentando praticamente un rimbalzo e proverei praticamente un long in area 1,25-25,10, un pattern a 15 minuti per un tentativo di rialzo. Con target prima 1,25,5 e poi eventualmente 1,26 come target finale. E ovviamente praticamente non sempre di breve periodo e non tenterei praticamente di stare praticamente molto tempo sulla valuta, cioè prendere un rimbalzo di 40-50 tick e uscire, perché la tendenza di fondo, ripeto, rimane sempre al ribasso, anche se però in questo momento lo vedo nel brevissimo più al rialzo che al ribasso. Perfetto nei tempi, grazie Giancarlo. Continuiamo con te, parliamo ora di dollaro real brasiliano, cioè il real che è stato colpito prima dalle elezioni, adesso c'è uno scandalo che colpisce la principale azienda petrolifera del paese, la Petrobras,
e Dilma Rousseff trova sempre ostacoli davanti a sé nel fare le riforme. Già lei stava antipatica ai mercati, insomma, che cosa ne sarà di questo real? Parliamo del dollaro real come cambio. Giancarlo. Ah, ok. Per quanto riguarda il US real brasiliano, vedo comunque una tendenza nettamente a favore del dollaro. In questo momento sta tentando una correzione e in area 2,58 vedo un primo livello di supporto e poi eventualmente 2,56-50. Da questi livelli, se tenesse 2,58 proverei un long con l'idea con target sempre nuovamente i massimi in area 2,64. Stiamo sempre parlando di operatività sul 15 minuti, sull'orario? Orario. Infatti la guardiamo un attimo rapidamente a schermo. Sì, ci sono due livelli, 2,58 e 2,56,5 come livelli importanti. Perfetto, grazie mille. Nicola, la tua operatività sul dollaro reale invece qual è? Che idea di trading ti sei fatto? Guarda, essendo una valuta esotica il real brasiliano, la mia idea è quella comunque di mantenere una certa cautela, ecco, nell'approccio proprio al cambio dollaro real. La mia idea è quella magari di tentare una long, però soltanto su base weekly, cioè nemmeno guardare daily e time frame più bassi, che sono troppo illiquidi per un'operatività, ecco, un po' più basata sull'analisi tecnica. Il mio obiettivo è quello di tentare una long soltanto se il prezzo dovesse tornare intorno ai 2,50, massimo 2,45. Questo ritengo che sia un'area d'acquisto interessante, con target tra 2,62 e 2,65. La banca centrale è intervenuta in difesa del real con aumentando le quantità di contratti nelle aste swap, ma credo che ci sia ancora strada da fare per questo cambio al rialzo, nonostante il boom del 70% dai minimi di metà luglio. Grazie. 2011. Grazie Nicola. Allora terminiamo con parlando di dollaro australiano, dollaro americano, l'abbiamo già citato parlando con Vincenzo Longo. Nicola, cominciamo con te, concludi con una tua idea su questo cross. Ma guarda, sul cambio tra il dollaro australiano e il dollaro americano, credo che ci sia ancora margine di discesa, nonostante il bel rimbalzo avvenuto dai minimi del 7 novembre. In realtà è scattato un segnale short con la candela del 17 novembre, che è una candela di inversione. In effetti il prezzo sta andando giù e ha toccato oggi un minimo 86,21. Credo che l'idea della Banca Centrale Australiana sia quella di spingere il cambio molto più in basso, come si evince dalle ultime dichiarazioni sia del Premier che del governatore della RBA. Credo che un target di medio periodo su questo cambio possa essere 0,80. Nel breve, possibile short tra 0,86,70 e 0,87, con target intorno a 0,85. Grazie mille Giancarlo, concludiamo con la tua view sul dollaro australiano, dollaro americano. Allora, anche per me il dollaro australiano è nettamente ribassista, forse di tutte le valute quella un po' più delle major, ovviamente, e quella un po' più debole. E il breakout anche stamattina di 86,5 sta portando un'accelerazione almeno sull'orario in area 0,86. E nel breve credo i primi livelli siano 0,86, poi 0,85,7. Nel medio anch'io penso come Nicola che comunque i target di 0,80 siano target assolutamente ragionevoli. Benissimo, allora ringraziamo i nostri due amici trader per le idee operative che ci hanno dato. Grazie Nicola, grazie Giancarlo. Grazie, ci sentiamo buona prossimamente. Giornata. Buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Dunque Fabio, vediamo invece qual è il sentiment su questi cambi da parte degli utenti di IG, e se magari il vostro strumento che indica le figure grafiche ha trovato qualcosa di interessante. Sì, nel frattempo che parlavano i trader ho dato un'occhiata appunto ai segnali che venivano fuori e proprio a riguardo degli ultimi due cross che sono stati citati, AUD-USD e Euro-Dollaro, ci sono due segnali di brevissimo termine long. Possiamo vedere per esempio il primo, quello sull'ultimo cross trattato, quindi AUD-USD, c'è un segnale long
con acquisto a 0,86,45, quindi un acquisto su questo livello di supporto che risulta essere particolarmente importante, con l'aspettativa di un pullback in area 0,86,90. Stop loss molto stretto a 0,86,15-0,86,20, insomma. Quindi questo per quanto riguarda Audi USD. Invece per quello che riguarda euro-dollaro, anche qui abbiamo un segnale di breve, brevissimo termine di acquisto, anche questo identico al precedente come struttura, per cui compriamo su un pullback in area 1,25 con target di 50 pips in area 1,25,50 e stop loss 1,24,70 come livello di prezzo. Invece sul sentiment hai notato qualcosa? Ma allora possiamo andare a vedere per esempio il sentiment su dollaro yen, di cui si parlava all'inizio. In questo caso i trader che hanno posizioni aperte su questo cambio sono posizionati per il 54% long. È un'operatività che si mantiene su questa linea, diciamo da inizio mese c'è stato un incremento, come possiamo vedere qui nella struttura, si è partiti da un 50% inizio mese, oggi ci troviamo ad un 54%, quindi un lieve incremento delle posizioni long su questo cross. Benissimo, facciamo ora un po' di scuola di trading con il Forex per chi inizia. Un paio di settimane fa abbiamo parlato di Relative Strength Index, l'RSI, un oscillatore. Abbiamo evidenziato quelli che sono i livelli di ipercomprato e di ipervenduto. Ci hanno chiesto in molti di approfondire l'utilizzo proprio pratico dell'RSI, mettendo magari in luce quelle che sono le divergenze, come funzionano. Parliamo di questo, quindi spieghiamo questo. Sì, volentieri. Sì, l'RSI è uno degli oscillatori più interessanti, più diffusi e più utilizzati, quindi. Giusto in maniera molto molto breve per ricordare che cos'è a chi magari non avesse visto l'altra volta, è un oscillatore, quindi uno strumento di analisi tecnica che si muove all'interno di un range definito tra 0 e 100 e si muove come una sinusoide. Il valore dell'RSI indica la forza del trend di quella valuta, per cui più ci troviamo verso area 100 più il trend è forte, più ci troviamo verso invece la parte bassa più il trend è debole. Ci sono poi due aree, come dicevi tu, che si definiscono tecnicamente di ipervenduto e ipercomprato. L'analisi tecnica definisce questi valori al di sopra dei 70 come valore di RSI, siamo in area di ipercomprato, al di sotto invece dei 30 siamo in ipervenduto. E avevamo parlato di questo la volta precedente. Una delle applicazioni più interessanti che si possono fare con l'RSI è quello di andare a controllare se ci sono delle divergenze. Che cos'è una divergenza? La divergenza è un andamento opposto del grafico dei prezzi rispetto al grafico dell'oscillatore. Quindi banalmente abbiamo un grafico dei prezzi che sale, un trend rialzista definito, e al contrario abbiamo sotto l'RSI che ritraccia, quindi abbiamo un trend ribassista per quello che riguarda l'RSI. Ho evidenziato qualche esempio che vediamo per esempio su questo grafico. Questo è il grafico di euro sterlina a 4 ore. Se vediamo in questa fase abbiamo il grafico dei prezzi che è oggettivamente ed evidentemente ribassista, mentre qua sotto abbiamo l'RSI che disegna invece un trend rialzista. Ecco, questo è un segnale molto potente non tanto di trading, cioè non stiamo dicendo qui bisogna comprare, anche se effettivamente poi il mercato ci avrebbe dato ragione, come vediamo da questo grafico, ma è più un campanello di allarme molto forte che mi dice attenzione che se sono di fronte ad una divergenza con un oscillatore potente come l'RSI, probabilmente se voglio entrare in posizione seguendo quel trend, magari farei bene ad attendere. Quindi sicuramente io in questa situazione, vedendo questo tipo di divergenza, non avrei sfruttato eventuali pattern short per entrare sul mercato, ma avrei piuttosto aspettato un pattern long per entrare al rialzo.
Possiamo vedere, per esempio, in questo momento, sempre su euro sterlina, ce l'abbiamo proprio live una divergenza. Se vediamo qui sulla parte destra del grafico, abbiamo un grafico dei prezzi che sale, tra l'altro è andato a raggiungere dei livelli di resistenza anche importanti, ed abbiamo un RSI che si sta sgonfiando, e di fatto l'euro sterlina oggi ha rotto 0,80, adesso quota 0,79,98 circa. Per cui in questa fase, per esempio, si possono cercare pattern di tipo short per entrare sul mercato. Il tutto collegato, come diceva Fabio, con una visione, uno studio del quadro grafico dei prezzi, perché l'RSI da solo non dà un segnale, è un campanello d'allarme. Sì, 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 esistono, per carità, delle strategie che si basano unicamente sull'RSI, ma la strategia, diciamo, quella classica che troviamo sui libri di analisi tecnica, di vendere quando siamo in ipercomprato e comprare quando siamo in ipervenduto, da sola purtroppo non basta, non è sufficiente. È bene utilizzare gli oscillatori in questo modo, cioè evidenziare quella che è la fase di mercato, sottolineare le divergenze, dopodiché andare a cercare, attraverso delle strategie diverse, dei pattern di prezzo, ovvero dei segnali sul mercato che seguano ad esempio quella divergenza. Benissimo, ti ringraziamo Fabio. Ti diamo appuntamento alle prossime settimane. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Siamo in chiusura, vi ricordo gli indirizzi a cui potete mandare le vostre domande per i nostri trader, analisti e per il Forex per chi inizia: via email a forextime@finanzaonline.com, via Twitter a @_forextime. L'appuntamento è per settimana prossima, mercoledì alle ore 11, in diretta dagli studi di Finanza Online TV con Forex Time. Buon Forex a tutti.